Buongiorno a tutti e buona festa delle donne. Scusate per la voce, ma sono stata e sono ancora un po' influenzata. E allora, oggi per questa festa, abbiamo deciso di preparare alcune cose carine. E intanto, vi mostro, cosa prepareremo come dolce. Al posto della classica, diciamo, torta mimosa, faremo dei piccoli cupcake mimosa. E gli ingredienti saranno questi. Allora, 75 g di farina 00, 75 g di fecola di patate o maizena, zucchero 150 g, mezza bacca di vaniglia, 5 uova medie, e poi vi servirà uno sbattitore elettrico o non so, la planetaria, quello che volete voi. E appunto una ciotola capiente perché poi andremo a montare i tuorli. E niente, iniziamo con il procedimento. Ora, come prima cosa andremo a dividere i tuorli dagli albumi e gli albumi andranno montati a neve. Abbiamo fatto questo. Mettiamo un pizzico di sale negli albumi, ok, e andiamo a montare a neve. Ed eccoci qua, quando gli albumi saranno ben gonfi e lucidi. Saranno pronti. Adesso cosa facciamo? Andiamo a prendere mezza bacca di vaniglia, andremo ad inciderla e facendo uscire i semini li verseremo nei tuorli. A questo punto andiamo a prendere lo zucchero e lo aggiungiamo al composto. E adesso con lo stesso sbattitore elettrico di prima andremo a sbattere i tuorli e a lavorarli a velocità media. E diciamo che si dovrà ottenere un composto spumoso e di colore giallo chiaro. Ecco, vedete, il nostro composto è diventato bello chiaro e spumoso e adesso a questo andremo ad aggiungerci i tuorli montati a neve precedentemente e con una spatola andremo a mescolarli insieme dal basso verso l'alto in modo da non far smontare il composto. Poi ci andremo ad aggiungere la farina e la fecola setacciate. Ok, pronto l'impasto e adesso andiamo a riempire i nostri pirottini fino quasi all'orlo e mettiamo in forno statico a 180 gradi per 20 minuti e i nostri cupcake saranno pronti. Intanto poi andiamo a fare la crema per la farcitura.
Allora, a questo punto i cupcake sono cotti e andranno riempiti con della crema pasticcera a vostro piacimento. Adesso li scaviamo un pochino al centro e il pan di Spagna che ci avanza lo teniamo da parte perché poi vi faccio vedere cosa ne faremo. Allora, questa volta noi perché abbiamo poco tempo per facilitarci la preparazione, utilizzeremo questo tipo di panna già pronta, questo tipo di crema pasticcera già pronta, Chef, che è un'ottima sostituzione alla crema che possiamo fare normalmente in casa. E vi assicuro che è davvero buonissima. Questa qui basta aprirla ed è già subito pronta per guarnire i vostri dolci. Ora vi faccio vedere. Ok, questo è il risultato, i pirottini sono stati tutti scavati e adesso qui all'interno, vedete, andremo a metterci con un cucchiaio, con una sac à poche, come volete, come preferite, la crema pasticcera. Questi invece sono gli avanzi del pan di Spagna che andremo a sminuzzare e con i quali andremo a ricoprire poi il contenuto di crema e quindi ricorderanno un po' i fiorellini della mimosa, diciamo. Riempite bene il cupcake, anche sbordando, con la crema, in modo che poi, quando andremo a guarnire, sbriciolando il pan di Spagna avanzato, si attaccherà bene, anche ai bordi. Ora è arrivato il momento di sminuzzare a cubetti il pan di Spagna avanzato e così, vedete, diciamo lo tagliamo grossolanamente a cubetti, magari più o meno tutti della stessa misura. Ora prendiamo i cubetti di pan di Spagna e li adagiamo sui pancake e il gioco è fatto. Ricordatevi di farli aderire bene anche ai bordi dei pancake, dove avete messo la crema. Ed ecco qui il risultato finale. Allora, l'unica cosa che probabilmente potrete fare nell'impasto del pan di Spagna per far venire l'impasto più giallo e quindi farlo sembrare più giallo mimosa è aggiungere una bustina di zafferano, in modo appunto che rispecchi di più una mimosa, ecco, il fiore della mimosa. E niente, il dolcetto è pronto. Buon appetito! Ciao ciao!